Ragazzi, benvenuti bei tomatis mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Star Wars Jedi Fallen Order. Vi ringrazio sempre tantissimo per il grande sostegno che state dando a questa serie e per tutte le tante condivisioni. Naturalmente qua sotto il video qua sempre un bel commento, un bel mi piace. Siamo riusciti a sfuggire all'arena e non è stata facile, vi dico la verità. Comunque dobbiamo andare avanti, dobbiamo usare l'olotavolo perché ci dobbiamo un'altra volta spostare. Se non ricordo male Cordova ha dovremmo... provviste nascoste su Bogano. Tornare Sì. lì sarebbe una buona idea. Ma noi veramente dobbiamo andare a Kashyyyk, o almeno è quello che ci è stato consigliato, per cui ci andiamo. Tra l'altro poi mi sono spostato su alcuni Lo pianeti. sai, con voi due l'azione non manca, ma mi esalto a guardare gli incontri. Basta che non ridiventi un vizio. Certo, figuriamoci, ora guardo e basta. Con le scommesse io ho chiuso. Sicuro? Sì, lo faccio per divertimento. Non c'è niente di meglio che guardare due bestioni che si scontrano. Mosse da paura e forza bruta. Capitano, sono turbata da questo entusiasmo per qualcosa di così barbarico. Ha ragione. Beh, sì, è vero, io non lo nego. Totalmente barbarico, Vedi, uno eppure c'è una faccia indifferente così proprio. divertente. Vabbè, dai, quando è che ci possiamo sedere qua, eh? Seduto, ragazzo, Ecco. atterriamo. Prendiamo posto all'abitacolo, eh. Mi sono spostato in... Wow, è sempre fantastica questa cosa, non so perché, hanno secondo me hanno fatto un lavoro eccezionale. E ho visto che anche ritornando su alcuni pianeti ci sono alcune cose nuove, alcuni nemici diversi. Non chissà se è una questione particolare, cioè nel senso, oppure capiterà sempre. Comunque, vabbè. Scendo tranquillamente? Sì? Ah, già siete scesi, ragazzi, ok. Avvisami quando vuoi partire, io starò qui. E tu? Vedi uno? Tieni d'occhio Cal. Vabbè. Allora, che è sta cosa? Un richiamo ecco qui. Di solito non perdo il mio tempo a combattere contro dei ribelli. Mi è sembrato di vedere una cassa, là in fondo, sbaglio. Sì, secondo me è una cassa. Ok. Sempre meglio. Nuovo poncio ottenuto. Chi è che si esultava? Di blu, non lo so. Allora, credo che non c'è nessun obiettivo, però penso che dovrei andare di là per... Ok, vedo gente. Perché qua non ci sta niente. Di là nemmeno. Choisic e Mari hanno disegnato una mappa per il Ecco. tuo incontro con Tarful. Perfetto. Per fortuna sei sano e salvo. Scusa se non sono arrivato prima, ma voglio ancora salvare Kashyyyk. Qui è pericoloso. Soh se n'è già andato. Le perdite sono troppe. No, senza di voi, i Wookiee resteranno soli. No, Mari resterà con Choisic e Tarful. Alcuni dei nostri sono andati con loro. E tu? Mia figlia ha già perso un genitore. Io non posso restare. Ma troverò un Ragione. altro modo per contribuire alla causa con gli altri. Sii prudente. Parliamo anche con te, ma tanto non ti Mari mi ha capiamo. detto ciò che è successo. Ah, anche bene. Non pensavo che fosse così grave. È sempre così grave con l'impero. Però non è ancora tutto perduto. Riuscirò ad aiutarti. Hai fatto più del dovuto. Grazie, Cal. Prego. Vabbè, andiamo, perché qua è importante capire dove dobbiamo andare. Di là. Sì, penso di sì. Noi questa penso la possiamo sbloccare, no? Adesso, sì. Di qua dove si andava? Ah, aspettate, qua mi pare che era. Ah, sì. Era quello che praticamente aveva cercato tipo per tre... Per una vita intera cercare di capire come fare per sbloccarlo, Un posto di pattuglia abbandonato. Qui è molto pericoloso, BT. E poi non ci arrivavamo. Vabbè, è stato bene che abbiamo sbloccato questo nuovo posto. Segreto sbloccato, ma credo che dobbiamo andare di qua. Ehi, BT. Qua penso. Sì. Andiamo qua. Ok,
Credo che questo dovrebbe scendere. Aspettate, vediamo un po'. Perché la mappa è... Allora, sarò sincero, è un po'... per esempio, magari adesso forse non c'è molta difficoltà per il semplice fatto che non ci sono molti livelli. Però quando si accavallano parecchi livelli è un po' complicato su alcune cose. Perché, vabbè, io forse vado un po' in difficoltà, lo sapete, per la questione dei colori. Chi mi segue da un po' di tempo sa bene qual è la mia, il mio problema per i colori. Quindi magari quando se ne accavallano qualcuno vado un po' in difficoltà. Però comunque il gioco resta sempre un capolavoro. Abbiamo anche indovinato il lato. Qua mi pare che si può attaccare. No, aspettate. Ah, aspetta, l'ho visto. Questo sale, no, scende. Ok. Perché sennò qua ci iniziamo a perdere e non si capisce una mazza. Qua mi pare che c'era, non so cosa. Ok. Allora, dobbiamo andare. Poi dopo posso scendere, no? Se vado di qua mi allontano, quindi se mi devo andare proprio di qua. E dobbiamo andare di qua, eh? Allora, forse di qua devo andare. Di là, sì. Questo... Porca paletta, mi ero scordato. Di là si va? Sì, ma anche di là si va. Allora, qua penso che possiamo recuperare... Cal, mi ricevi? Sir mi ha dato la tua frequenza. Mari, stai bene? Sì, a differenza di molti altri. Mirianna ti ha dato le coordinate per il ritrovo? Sì, sto arrivando. Bene, noi stiamo arrivando, ma avremo poco tempo. L'impero ci sta cercando. Sarò lì al più presto. Ok, di là dobbiamo andare comunque, voglio capire solo se qua c'è qualcosa per noi. Oh, aspettate, non ho capito perché di là si poteva andare, anche di là si poteva andare. Aspettate, ma magari ritorniamo indietro. Qua c'è solo erba. Proseguo di qua, allora. Mi dà un po' più tranquillità questa zona. Che c'è? Ehi, BD! Ma che roba è successo all'improvviso? Qualcosa che mi hanno attaccato, eh? Però meno male che non ci hanno tanto ferito. Noi abbiamo fatto per andare di qua. Mi servi qui. Ah, hai trovato qualcosa? Sì, nuove interrotture. Ma che sa che è? Una lumaca? Una lumaca enorme. Vabbè. Ok. Ho capito, BD. Vediamo. Grande. Che cosa vediamo? Ho già fatto tutto, eh. Allora, di qua. Avanziamo di qua. Mi sto un po' perdendo, sbaglio. Sì. Ok, quello è il punto di prima, eh. Cambia anche la musica. Quindi la direzione è giusta, vai. Di là che c'è? Sta vicino, BD. Quelli sembrano veloci. Ma chi? Mi lascia qualcosa? Aspettate, eh. No, ok. Allora ce ne possiamo andare anche di là. Ma che è quei cosi? Porca di quella... Ma che
Guarda che c'è. Ma che roba era? Oh, ma che bestie strane, ma non ci stavano prima. È ben fatto, ma prima non c'erano queste bestie strane. Comunque l'importante è che adesso ho visto anche la. Vabbè, possiamo un attimo ricaricarci. Punto abilità uno l'ho preso, però mi pare che ce n'ho soltanto uno, quindi non possiamo fare una mazza. E infatti, non possiamo fare niente. Adesso ci servono tanti punti per andare avanti. Vabbè. Ok. No, meglio prendere sempre un po' di rincorsa, che è sempre meglio. Io lo sconfiggerò. Dici? Vediamo se riesco ad arrivare con lo slancio, Lo slancio è sempre meglio. Cosa stai aspettando? Muoviti! Lo inseguo! Ok. Perfetto. Fuoco! Ho bisogno di tempo! Ok. Così morirò! Allora, vediamo se. Insistiamo! Mi basta un colpo ben piazzato! Colpiteli! Mannaggia, non sono riuscito a beccarlo in tempo! Non fatelo fuggire! Perfetto! Perfetto, allora di là possiamo andare. Sì. Ok. Non è possibile. Allora dobbiamo stare attenti. Ok. Ti vedo, Jedi. Porca miseria. Aiutami, BD. Perfetto, Non riuscirai a colpirmi. Ok, l'abbiamo fregato, dai. Meno male. Allora, di qua non possiamo passare. C'è qualcosa per sbloccarlo? Sì, meno male. All'inizio devo prenderci un po' la mano. Lo sapete. Ma c'è un'altra bestia, ci stanno. Comunque penso devo andare di là, Sì. Sembra la direzione giusta, sembra. Dai. Non mi cadere. Senti? Sono quasi alle terre buie, ai rottami di un camminatore. Sone ha distrutto uno durante la fuga. Ecco. Indietreggio. Fermatelo. Vabbè, ma non capisco, ma che vogliamo fare? Sei bravo a schivare, ma io infiltrerò. Ok. Ah, ma ci sta uno che c'ha il cannone là, Okay. Tenete d'occhio, mi serve un minuto. Ah! Ce ne sta un altro là sopra. Vediamo un po' ce la faccio. No, non ce la. No, no, ce ne sta ancora un altro. Sei bravo a schivare, ma io insisterò. Devo stare attento. Ok. Guardatemi le spalle. Allora, dove affrontatelo e basta. Ok, vediamo se la faccio di qua, eh. Aiutami, ti prego. Ecco, ce ne stanno un sacco. Oh no, si sta rimettendo in sesto. Qualcuno gli spari. Ma andiamo in guardia. Nemico raggiunto. Siamo noi due. Ok, pensavo. No! Che cavolo! Dicevo che non riuscivo più a muovermi! Porca miseria! Ok. No. Ti
Mamma mia, ragazzi. All'improvviso ho detto, ma che fa? Non corre più, non cammina. Che cavolo sta succedendo? E infatti mi sono sentito proprio bloccato. Come se ho visto sta cosa da dietro che usciva. Sì, vediamo. Ma che vediamo? Mi sta avendo mezzo infarto, mi stava avendo. Porca miseria, secondo me non ci arrivo alla fine. Mi verranno 50 ischemie. Ok. Qua sembrava che dovessi di qua. Ok. Ma credo che ci sia. Oh! Vabbè, allora, ho visto la cassa, vi dico la verità. Istintivamente ho premuto il salto. Poi ho detto, cavolo, mo moriamo. E invece no. Vabbè, dai. Ci è andata bene. Apri, apri, di bimbo, vai. Vuoi guardare dentro? Ok, cos'è, buono, eh. Che là ci possiamo anche caricare. E meditiamo un pochettino. Io pensavo che questa fosse, cioè che avessimo già scoperto parecchie bestioline. Invece no, ce ne sono ancora delle altre. Vabbè, meditiamo un attimo che è sempre meglio. Meno male che il ragno ci ha dato tregua, nel senso che non era tanto cattivo. Allora, qua c'è sicuramente un richiamo. Avanti! Manca poco alle terre buie! Penso che dobbiamo andare là, Là ci potrebbe essere qualche cosa però là sopra, Aspettate. Controlliamo un attimo giusto per scaramanzia. Per scaramanzia, per sicurezza. Vedi? C'è una fantastica cassa. Serve che adesso tocco, BD1. Bravo. Cosa farei senza di te? Io pure. Sì, diamo un'occhiata. E di qua non c'è niente, no? Non c'è niente, no? Aspettate. Ah, sarà il punto per poi ritornare indietro. Quando se dobbiamo risalire, penso, Sì. Vabbè, è fatti un tuffo, che ti devo dire. Sì, proprio sullo scoglio stavamo cadendo. Vabbè, allora ho visto già che ci stanno tipo 3-4 luce. Cioè, api. Che sono api queste? Api. Vabbè, api. Api enormi. Ma che ti sei portato l'Autan? Magari fossero tutte quante così facili, Ok, ma magari. Aspetta che non vedo una mazza. Generalmente quando entriamo in questi posti poi dopo esce qualcosa di impressionante. Qualcosa profuma. Che cos'è? Ma che roba sono queste cose? Ma sono fiu... Ma questi mi mangiano? Oh, è una foresta vivente. Porca miseria. Già ho capito, Sarà un'impresa, raga, ve lo dico già da adesso, sarà un'impresa. Devo andare a destra, devo andare. Di là pare. Di là però c'è qualcosa, però aspettate. Vai. Non mi piacciono queste piante. Ok, stava sopra se non mi sbaglio. Che c'è di più? Ok. Spero che Grise la prenda bene. Un momento, Ho capito che la... Secondo voi su quel palo ci riesco ad arrivare? Non è che riesci a fare tipo un percorso che ti permette... Vedi, non vorrei cadere un'altra volta, capito? Perché là non ho capito per... Vedi, qua ci cammini.
La sento scricchiolare. Allora mi sto perdendo. Ok. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sai se ci è convenuto fare tutto sto questo board. Posto deve essere sacro. Punto abilità, ci è convenuto. Bel lancio, BD. Allora, quindi di qua posso scendere, fantastico. Allora, in teoria, anche ora. Ok, andiamo di là, eh. Andiamo di qua. Vai, vai, veloce. Richiamo. Questo è un altro richiamo, però, eh. Non si discute. Per sopravvivere dobbiamo andarcene da Kashyyyk. Non abbandonerò i Wookiee. Accetterò chiunque voglia restare. Ok, allora dobbiamo andare, eh. Dietro. Truppe, andiamo. Andiamo. Dobbiamo trovare Tarful. Allora... di qua, ok. Saliamo. Aia. Oh, se l'è mangiato. Sì. Ah, là ci sta pure il tizio, eh. Andiamo. Che hai visto? Ti vedo, Jedi. Pure io ti vedo. Non puoi battermi. Non puoi scappare in eterno. Ok. Ehi, hey, BD. Attenzione. Incapace. Che velocità. Oh, troppo lento, Jedi. Niente, eh? Dammi qua. Ok. Non sono così facile da... Ma che ti sei ricaricato, no? Ok, meno male. Mamma mia, questo è forte, eh? Allora, se serve un po' di cura. Che ci stanno, va, bestie strane. Di qua dobbiamo andare, sì, sì. Sì, di là. Scendo tranquillamente? Mi pare che si... Ecco, ho detto, a me pare che si rompe sta cosa. Che brutta zona che siamo qua dentro. Dai, dai, veloce, veloce. No, no. Non riesco a capire perché non mi riesce a far salire. Non si può salire, scusami. Non riesco a capire. Che cavolo è che non mi riesce a far fare? Dai. Ah, miseria, non riuscivo a far salire di qua, eh. Mi hai fatto perdere l'impossibile. Io ho visto che si moriva. Vai. Vabbè, lo sapevo che sarei morto. Veloce, veloce. Andiamo veloce che sopra ci aspetta il peggio. Però in teoria... vi potreste anche... Caso. Ok, ok, ok. No. Questo è andato.
Oh, oh, la lumaca che fa? Ammazza, quella lumaca davanti c'ho. Aspetta che c'ho il verme davanti, c'ho la cosa tutto davanti, qua capisco una mazza. Non c'ho niente. Ok. Non mi morire adesso. Ok. Siamo quasi spacciati, eh. Mamma mia. Volte. È dura proprio, eh. Ripiegate tutti. Vi copriamo. Aspetta, vediamo un po' se di qua ci possiamo trovare qualcosa. Allora, qua sembra una zona diversa, però, eh. Aspettate. Che siamo un po' in difficoltà, adesso. Se ci prendono ci ammazzano subito, eh. Se ci fosse un posto per meditare sarei contento. Devo stare attento, molto attento. Dai. Hai mai visto un posto del genere? Nemmeno io. Ok, c'è il posto per meditare, vai. Andiamo, andiamo, andiamo. E anche rapidamente. E tra l'altro poi dovremmo avere anche due punti, quindi ci conviene. Dai. Per cui riposiamo, che è importante. Due punti abilità. Secondo me non è che sa che possiamo prendere, perché ho visto alcuni. Ne possiamo toccare anche con tre. Questo cos'è? Cal, però aspettate un attimo. Difesa. La salute massima di Cal aumenta. Io questa me la prendo, eh. Perché con tutto il rispetto, la salute è importante. La salute è sempre importante. Colore rubato quando usa un contenitore. Ok, vabbè. Certo, uno stim in più ci avrebbe fatto comodo. Secondo me da qua si dovrebbe sbloccare qualcosa. Vabbè, andiamo di là, dai, perché tanto... Di qua ce la fai sicuramente a salire. Sperai che forse ci dobbiamo... Tieniti! Ecco. Quindi allora non sono nemici, sono amici. E vai, finalmente. Quindi quello andava sott'acqua secondo voi? Mamma mia, quanta gente che ci sta di là. Facciamo un attimo una prova, scusate. Voglio capire se tipo se ci vado sopra di qua. Faccio tutto sott'acqua, secondo me. Ora vediamo, eh. Aia. Quasi rischia la morte. Bella, eh. È sempre... Fa sempre molto. Ai. Ok. No. M'ha fregato. Ok, beccato. Steam BD. Aspetta, allora là c'è una tana, secondo me. Io non so se ho fatto una scelta intelligente a venire qua. Comunque ormai è troppo tardi. Richiamo, ce lo becchiamo. Visto che a voi vi piace quando questi ci giriamo. Alberi. Sento la forza ovunque qui. Allora, di qua non c'è niente, comunque. Là ci sta un'altra cosa. Qua dentro, secondo me, c'è l'impo... Qua dentro ci dovrebbe essere il congiungimento. Da questa parte qua, quindi in teoria... È fantastica sta cosa, comunque, lo vedi.
La incontreremo Tarful. Ah sì. E qua? Qua non c'è niente. Allora, là c'è qualcosa che ci può interessare, quindi ci becchiamo quello perché dovrebbe essere facile. E poi ce ne andiamo. Là c'è una cassa, eh. Allora, facciamo così. Visto che siamo caduti. C'è. Aspetta. Vieni, BD. Aveva detto che lo voleva scansionare, veramente. Non è che. Aspetta un attimo. Dai. Allora, già scansionato. Ok. Becchiamoci pure questo. Quello è. Ok. È lui. Occhio, occhio, occhio. Porca miseria. Oh, fanno paura ste. Mi servirebbe uno steam. Ste lumache, eh. Maledette lumache. Allora, di là ci siamo andati tranquillamente. Quindi a questo punto dovevamo veramente entrare di qua e poi andare. Chissà come cavolo becco la cassa che sta là sopra. Sto ritornando un'altra volta sopra. Ok. Dici che ce la fai? No, non riesco a passare. Dovrei. Aspetta, forse riesco a tirarmi quello. Ah, vedi, aspetta, aspetta, da qua ce la faccio. Ok. Mazza che salto. C'è gente là. C'è gente là. E allora ce ne va a prendere la cassa prima, no? Dai, spacchiamoci il cranio e vediamo se facciamo arrivare fino là. Se. Forse anche troppo. Mamma mia. Dai, apri, apri. Ehi, BD, che roba è? Cosa abbiamo? Nuovo un poncio. Adesso ce la dovremo tranquillamente fare. Ragazzi, aspettate che arriviamo. Un ultimo salto. Mi arrivo. Eccomi qua. Ce l'hai fatta. Lui è il capo tribù Tarful. Sono qui per conto del maestro Ino Cordova. Stava cercando un manufatto zeffo. Trovarlo potrebbe salvare i Jedi. Cordova ha trovato saggezza sull'albero delle origini. La sua avrai risposte. È enorme. Non so da dove cominciare. Potresti riuscire a salire attraverso le radici, ma molte sono sott'acqua. Tieni un respiratore. Grazie. Ok. Cosa farete ora? L'unica cosa possibile. Resistere. Auguri. Ci rivedremo. Ma parte non si dice manco auguri. Vabbè, lasciamo perdere. Respiratore subacqueo. Esplora nuove aree sommerse. Ah, quindi con questo possiamo andare sott'acqua, quindi. Fantastico. Vabbè, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Anche se vi dico la verità, sono rimasto veramente molto. Vabbè, spero di riuscire a portare in giornata anche il prossimo episodio. Naturalmente, passate un video, passate un zoom, un commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.